Il laboratorio di biologia molecolare svolge un ruolo fondamentale nella gestione della leucemia mieloide cronica, non solo da un punto di vista diagnostico, ma anche terapeutico. Ci spiega questo particolare aspetto il professor Roberto Lemoli, intervenuto alla First International Michele Baccarani Conference on CML Related Diseases a Torino. Professor Lemoli, qual è il ruolo del laboratorio di biologia molecolare nella diagnosi della leucemia mieloide cronica? Il ruolo del laboratorio in generale è un ruolo fondamentale. Come sappiamo, la leucemia mieloide cronica è stato il primo esempio di neoplasia ematologica per il quale sono state identificate delle specifiche alterazioni genomiche. E in particolare la formazione di un nuovo gene di fusione BCR-ABL dovuta alla traslocazione di ABL posto sul cromosoma 9 sul cromosoma 22, quindi giusto opposto a BCR. E la valutazione della presenza del gene di fusione BCR-ABL è fondamentale per la diagnosi precisa di questa patologia, che da un punto di vista morfologico potrebbe essere confusa con altre sindrome mieloproliferative croniche. Accanto a questo, naturalmente, c'è la valutazione citogenetica, cioè la valutazione dei cromosomi, che permette di valutare la traslocazione 9-22, quindi un ruolo assolutamente fondamentale. Ecco, questo ruolo, oltre agli aspetti diagnostici, può diventare anche utile quando andiamo a fare una valutazione di quelli che sono gli effetti di una terapia. Ecco, in che senso il laboratorio di biologia molecolare può dare un aiuto? Certo, anche in questo caso il ruolo è fondamentale, perché negli anni sono state sviluppate tecniche di valutazione del gene di fusione, del trascritto BCR-ABL su base quantitativa, quindi non soltanto la determinazione della presenza o dell'assenza, ma della quantità di trascritto. E questo è fondamentale nella valutazione dell'efficacia della terapia, in quanto l'obiettivo adesso con le nuove terapie, in particolare gli inibitori della tirosina chinasi, i nuovi farmaci che da un paio di decenni hanno cambiato la storia naturale di questa patologia, dicevo, l'obiettivo è quello di arrivare ad una completa scomparsa del trascritto o quantomeno una riduzione di 3-4,5 logaritmi di presenza del trascritto, quindi in base alla diminuzione quantitativa del trascritto si riesce a valutare se una terapia è più o meno efficace, valutare se questa terapia può essere continuata o deve essere cambiata verso altre forme di trattamento. Professor Lemoli, nei pazienti in cui il trascritto non è più valutabile, è possibile ipotizzare delle implicazioni di tipo terapeutico da questo riscontro? Ma sicuramente negli ultimi anni sono state sviluppate delle strategie cosiddette treatment free remission, cioè vuol dire che i pazienti che per un certo numero di anni hanno raggiunto una risposta molecolare completa, cioè una completa scomparsa del trascritto, possono andare incontro all'interruzione del trattamento con i farmaci che assumevano fino a quel momento. E si è visto che circa un 50% dei pazienti sono in grado di mantenere a lungo termine la scomparsa del trascritto nonostante l'interruzione del trattamento. E questo è il primo esempio di una neoplasia ematologica, ma anche non ematologica, in cui il trattamento che si ipotizzava inizialmente potesse essere cronico viene interrotto con grande possibilità di successo.